Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Sono stati giorni di fuoco perché tra prepartita, giorno della partita, post partita, post partita, più nel dettaglio, ci sono stati tanti contenuti caricati sul canale. Sono contento che abbiate risposto presente, sono contento che abbiate apprezzato quelli un po' più inediti e quelli classici, come ad esempio le pagelle che sono andate divinamente. Quindi un grosso abbraccio per tutto il supporto, i commenti, tutte anche le opinioni che avete lasciato nello spazio dedicato proprio qui su YouTube. Grazie mille per questo supporto, perché siamo già ripartiti in quinta e ci avviciniamo a grandi passi a quella che sarà la prossima partita di Serie A. Lo so che è un po' deprimente pensare che quest'anno affronteremo soltanto questa competizione, ma pensiamo a fare bene lì, perché purtroppo anche gli altri anni che avevamo anche le coppe europee siamo poi riusciti a fare male dappertutto. Quindi quest'anno ne abbiamo una, concentriamoci soltanto su quella, cerchiamo di fare del nostro meglio all'interno del campionato italiano e all'interno della Coppa Italia. Dobbiamo parlare calciomercato, perché nelle ultime ore, negli ultimi giorni ho un po' lasciato andare questo argomento, proprio perché c'erano discorsi più importanti, c'era il campo che chiamava, e lo so che magari qualcuno di voi se l'è dimenticato, ma sì, siamo ancora in periodo di calciomercato, è il 23 agosto e quindi fino ai primi di settembre ci porteremo avanti, dritti, queste voci di calciomercato, perché secondo me ci saranno altri movimenti nella Juventus. Però attenzione, perché quando parlo di movimenti io mi riferisco sempre alle uscite principalmente e poi alle entrate, perché io credo che la rosa della Juve oggi sia incompleta, parto da questo presupposto, e credo che la rosa della Juve sia anche lunga per quelle che sono state le richieste di Allegri. Poi se volete nel pomeriggio andiamo a fare un contenuto più dedicato nel profondo a quella che è la situazione attuale dei giocatori della Juventus. L'avevo proposto anche qualche settimana fa, alcune cose sono cambiate, quindi sicuramente va rivisitato, diciamo così. Però ci sono delle voci sempre su Kostić, ci sono delle voci che riguardano anche gli attaccanti. Ora non si parla più di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic, ad oggi sembra che le loro posizioni siano abbastanza tranquille, abbastanza solide all'interno del parco attaccante della Juventus. Nelle ultime ore ha fatto particolarmente discutere il nome di Moise Kean. Allora, il giorno prima della partita era circolata anche una fake news, e la possiamo etichettare come fake news perché è stata smentita pure dalla stessa fonte che l'aveva riportata, cioè Cronaca di Spogliatoio, secondo la quale Moise Kean sarebbe stato messo fuori rosa dalla Juventus per numerevoli ritardi e la Juventus non ne poteva più di questi comportamenti. Tutto falso, smentito appunto dallo stesso Cronaca, e ieri Moise Kean è tornato ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. Però Moise Kean è un nome secondo me che va monitorato per un motivo. La Juventus ad oggi ha ancora necessità di guadagnare dei soldini, perché l'obiettivo principale ovviamente era raccogliere oltre 100 milioni di euro per tutte quelle che potevano essere le cessioni. La Juventus aveva necessità di smaltire la rosa, di smaltire degli ingaggi pesanti, aveva la necessità di abbassare il monte ingaggi, aveva la necessità di tagliare i rami secchi, aveva la necessità anche di accorciare banalmente il numero di giocatori a disposizione, proprio perché quest'anno senza nessun tipo di Coppa Europea ci sarà un solo appuntamento, come dicevamo prima. Quindi la Juventus ha tutte queste necessità. Io l'altro giorno sentivo, sì però manca un backup di Rabiot, manca un backup di... Mancano tante cose, secondo me, alla Juve. Però dato che la rosa sarà bene o male circa meno di 23-24 giocatori, viene da sé pensare che sono 11 titolari, per 2 sono 22, aggiungiamo il terzo portiere, sono 23. Se deve essere minore di 23 non avremo esattamente un ricambio 1-1, magari ci saranno dei momenti, non mi viene in mente nessun altro tipo di parola, però non delle coppie proprio titolare e riserva. Per forza di cose, matematicamente non possiamo avere questo rapporto, perché se devono essere minori di 23-24 non ci stiamo dentro, se no con i conti. E quindi io capisco che ci siano dei punti un pochino scoperti e sono quelli su cui mi concentrerei principalmente, ma poi ne parliamo o nel finale di questo video o nel video oggi pomeriggio, che vi dicevo voglio fare un po' più dettagliato. Però la Juve ha necessità comunque di vendere e di liberare degli spazi. Moise Kean sembra interessare all'estero, era stato sondato pure dal Milan con una proposta di prestito di 5 milioni respinta dalla Juventus, perché la politica della Juventus con l'arrivo di Giuntoli è una sola: o ci date il denaro subito, e quindi
Moise Kean, benissimo, è valutato 30 milioni, certo, 30 milioni ve lo do. Oppure 5 milioni per il prestito, va benissimo, però 25 di obbligo di riscatto con delle condizioni minime. Un po' come è accaduto con Rovella, un po' come è accaduto con Pellegrini, partiti per le nuove destinazioni, quindi per la Lazio, con obbligo di riscatto. O un po' come è accaduto con Zaccaria, ceduto a titolo definitivo. Arthur un pelo diverso, perché Arthur era una situazione molto complicata, era un giocatore difficile da piazzare, direi che è partito molto molto bene con la Fiorentina. Io mi auguro che Arthur possa fare il campionato migliore del mondo e che possa venire riscattato dalla Fiorentina per 20 milioni di euro. Sarebbe veramente meraviglioso, perché la Juventus ha necessità di togliersi anche Arthur, perché comunque è alla Fiorentina, ma parte dell'ingaggio è pagato dalla Juventus. Arthur ha rinnovato per spalmarsi l'ingaggio, per essere più accessibile per le casse della Fiorentina, ma parte dell'ingaggio è comunque pagato dalla Juve. Quindi la Juve ha necessità di cancellare tutte quelle cose che di sbagliate si sono fatti negli anni precedenti. E Moise Kean potrebbe essere un giocatore in partenza. Si è parlato appunto di Milan, si è parlato di piste estere, un po' in Inghilterra, un po' in Spagna, e aspettiamo di vedere se qualcuno poi farà un'offerta per Moise Kean. Attenzione, perché si legge proprio oggi che nel caso di partenza di Moise Kean la Juventus avrebbe bloccato Alvaro Morata per il ritorno, per il ruolo di attaccante. Ci sarebbe il terzo arrivo di Morata alla Juventus. C'è chi aspetta la seconda venuta di Gesù, aspettiamo la terza venuta di Alvaro Morata. Allora, a parte gli scherzi, che cosa ne penso di questa operazione? Su Vlahovic Lukaku ero molto diretto ed ero molto orientato verso il no. Stavamo parlando di un attaccante titolare della Juventus sul quale era stato fatto un grossissimo investimento, sul quale era stata data tantissima fiducia e che aveva già dimostrato di poter fare benissimo all'interno del campionato di Serie A, poter essere un potenziale crack con dei numeri quasi ai livelli di Haaland nell'anno in cui era la Fiorentina. E quindi trovavo semplicemente folle sacrificare sull'altare del dobbiamo farlo per ragioni economiche il nome di Dusan Vlahovic per andare a prendere uno come Romelu Lukaku, che sì, è un buon giocatore, ma stiamo parlando di un giocatore che ha dei grossi limiti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, e ovviamente ti porta via tanto dal punto di vista dell'ingaggio, dell'ammortamento. Quindi era un'operazione, secondo me, da evitare come la peste. Invece vi dico, se la Juventus ha necessità di cedere in questo momento un giocatore come Moise Kean, che non è un titolare, attacco titolare è Chiesa Vlahovic, abbiamo visto l'altro giorno, c'è anche Milik pronto a subentrare, abbiamo lo stesso Yıldız che Allegri, secondo me, c'ha un po' di fiducia. Ieri leggevo ancora una volta le parole di Galeone, incredibile, Galeone ogni 5 minuti bisogna tirarlo fuori e sentire che cosa ha da dire. Diceva che Allegri è rimasto piacevolmente sorpreso, impressionato da Yıldız, che si è già tagliato i capelli immediatamente, perché bisognava tagliarsi i capelli, sta meglio però secondo me con quel taglio. Quindi Yıldız potrebbe essere un giocatore impiegato comunque dalla Juventus, non credo da titolare, poi se dovessi diventare titolare sarei felicissimo, perché vuol dire che stiamo tirando fuori un talento allucinante da un classe 2005 alla sua prima esperienza in Serie A, quindi magari, me lo auguro, ma non credo. E quindi 4 comunque ce li hai già, e si ragiona eventualmente su Moise Kean dentro, Moise Kean fuori. Il nome di Alvaro Morata, allora, lo comprendo, perché se a 8 giorni dalla fine del mercato devi cedere un giocatore come Kean, che ribadisco rimane, l'anno scorso è stato il migliore per gol segnati in rapporto ai minuti, quindi l'anno scorso Kean non ha fatto, secondo me, una brutta stagione per quello che è stato il tempo che gli è stato messo a disposizione. Però cedi un giocatore come Kean, che non è un titolare, un giocatore che, se arriva un'offerta, secondo me tra i 25 e i 30 milioni la Juventus è felicissima di cedere, perché quest'estate l'ha dovuto riscattare per una cifra elevata, perché Moise Kean costa un totale di 35 milioni di euro alla Juventus come ritorno, ma la Juve è ben felice di fare questa operazione. Però a pochi giorni dalla chiusura del mercato, una decina di giorni, chi vai a prendere? Se non te l'eri preparato, devi andare a prendere un profilo che costa poco, un profilo che comunque può stimolare l'allenatore. Il nome di Alvaro Morata è sempre attuale in casa Juventus, lo sappiamo, ed è un giocatore che secondo me è anche difficile da prendere, perché settimane fa leggevo che è destinato a rimanere all'Atletico Madrid, che volevano rinnovare il contratto. Ora non so se l'ha rinnovato effettivamente fino al 2027, ma era un giocatore che Simeone aveva voluto trattenere all'interno della rosa. Nel caso in cui ci fosse la possibilità, perché Simeone ha cambiato idea, di prendere Morata un tosto di pane, allora se devo fare un sacrificio economico, perché di quello stiamo parlando, non ha senso sacrificare Vlahovic, Kean si può sacrificare più volentieri.
Ripeto, io sul nome di Moratti, io ad Alvaro li voglio benissimo, proprio benissimo. È uno dei giocatori che mi ha lasciato un ricordo migliore in assoluto dal punto di vista umano e da quello che ha dato in campo, perché quella cavalcata che ci ha portato a Berlino, e io a Berlino c'ero, il gol di Alvaro a pochi metri di distanza, il gol a cui ho esultato di più in assoluto tuttora dal vivo, una partita da Juventus, quindi Alvaro per me è magico. Ah, apro e chiudo una parentesi, perché ho visto che c'è stata una mini polemica sulla live reaction che ho postato su Instagram, così dicendo che non ho esultato tanto ai gol della Juve dell'altro giorno. Ragazzi, andiamoci cauti al momento, perché io non mi voglio mica illudere. Adesso non è il momento di esaltarsi, quindi poi io ci andrei ancora un po' calmo. Poi non è che non ero contento, avevo un sorriso a 32 denti, però se mi devo mettere a esultare come se avessi vinto la Champions alla prima partita di Serie A dopo 2 anni come quelli che abbiamo affrontato, la prima partita contro l'Udinese, come non ci veniamo fuori. Quindi calma, la felicità c'è, è un'altra cosa, ma l'adrenalina ancora non ce l'ho. State certi che se dovessimo arrivare a quelle partite che sono veramente decisive per dentro fuori, dalla lotta scudetto, la lotta Champions, roba del genere, non ho mai fatto mancare le esultanze, proprio perché devono essere spontanee. Se una cosa è finta, inventata, non è bello. Chiuso la parentesi, fatto sta che Alvaro Morata è un giocatore che adoro, a cui voglio tantissimo bene. Gradirei un suo ritorno, potrei capirlo come esigenza temporale, decisione del mercato, ma se devo dirvi che sarei proprio contento del ritorno di Morata, no, perché sono dell'idea che comunque c'è di Moise Kean a 10-12 giorni alla fine del mercato. Io sono sempre, ecco, facciamo un passo indietro. Secondo me ogni dirigenza dovrebbe prepararsi un nome di backup, non che vai a prendere al 100%, però inizia il mercato, questa è la mia rosa, quali sono quelli che voglio cedere, questi, quindi nome di backup non lo metti su Bonucci, bla bla bla, non ce lo metti perché li vuoi cedere, quindi per forza dovrai fare degli acquisti, dovrai avere i nomi, gli obiettivi veri e propri. Però nome di backup su giocatori come Kean, che se arriva un'offerta lo lascia andare, se no no. E quel nome di backup magari possa essere un giocatore che ho individuato, che ha delle caratteristiche interessanti, ha fatto vedere qualcosa nei primi anni di carriera in Serie A, nei primi momenti in Serie A o nei massimi campionati, e che quindi tu possa andare a prenderlo, non so, un talento che ti ha impressionato, ma che non costi 50 milioni di euro, o comunque un giocatore che può fare al caso tuo. Secondo me ci sta un ragionamento di questo tipo, poi magari la Juventus l'ha fatto e tira fuori dal cilindro un colpo, un nome di un certo tipo. Se questa cosa non è successa e se dovessero mai arrivare quei 25-30 milioni per Moise Kean, e la Juventus, secondo me, se arriva a 25-30 milioni per Moise Kean, lo prende, lo impacchetta e lo spedisce, perché ha proprio necessità di tirare su ancora qualcosina, e secondo me Kean e Kostic ad oggi sono i due giocatori da tenere d'occhio per questa motivazione qua. Nel caso potrei pure capire un terzo ritorno di Alvaro Morata, sebbene sia qua a dirvi non è che faccia la festa e qui e là, però se è un giocatore affidabile che costa poco, che ha voglia di tornare in Serie A, bla bla bla, ci può stare, proprio perché se ha gli sgoccioli, se ha il termine, ecco, non stiamo parlando di cedo Cristiano Ronaldo e compro Moise Kean gli ultimi 5 giorni di mercato, vendo Kean e compro Morata. È diverso, a maggior ragione, perché non stiamo parlando di un giocatore titolare. Quindi questa è un po' la mia presa di posizione. Concludo dicendovi una cosa, perché abbiamo parlato anche in questo video di monte ingaggi. La Juventus è ancora la squadra che ha il monte ingaggi più alto, e io ve lo dico tranquillamente, proprio sinceramente, fuori dai denti: quando una squadra ha un monte ingaggi particolarmente elevato, io credo che sia necessario che quella squadra poi vada a lottare per il titolo, perché se no, banalmente, la domanda è perché vengono riconosciuti questi ingaggi a questi giocatori. Ho letto tante persone che dicono sì, però questi ingaggi sono rilasciati ai calciatori da dirigenti precedenti che hanno operato male, e che quindi i dirigenti nuovi si trovano questi giocatori con questi salari, questo monte ingaggi, e non significa che la rosa sia competitiva. Questa è assolutamente un'osservazione giustissima, assolutamente condivisibile, non trovo niente di sbagliato all'interno di questa linea di pensiero. Però c'è un però, e allora significa che quando magari in passato, come ho fatto quest'estate per la trattativa Lukaku, a dire no, non lo farei perché se no nei prossimi anni ci blocchiamo, o quando si è parlato di rinnovo di Alessandro, a dire è una follia vendere e rinnovare Alessandro perché ti ritrovi ancora una volta questi 6 milioni,
Allora forse non c'è da dire no, ma come ti permetti di dire certe cose, lasciali lavorare. Se poi li lasci lavorare e dopo ti ritrovi delle situazioni con dei monte ingaggi più elevato della Serie A, ma con la squadra che non è la squadra più forte in Serie A, perché secondo me oggi la Juve non è la squadra più forte in Serie A, poi arriveremo alla fine del mercato a tirare tutte le somme, non si può dire sì, però sono errori del passato. Se sono errori del passato e ci sono stati ammessi oggi, ora quando si cerca di dire eviterei di fare questa operazione, non ci sta a controbattere. Questo è banalmente il punto, secondo me, focale del discorso. E niente, concludo qui. Vi saluto, ci vediamo nel pomeriggio con l'altro video. Fate i bravi, a presto.